Non sono stati controllati perché la commissione che è stata istituita non aveva abbastanza risorse. Allora, con questa leggina, cosa combinano i partiti? Dicono, vabbè, i rendiconti dei partiti degli anni precedenti non sono stati controllati, intaschiamoci comunque i soldi, poi si vedrà. Questo è quello che state combinando. Con una leggina che ha a dir poco del vergognoso, state continuando a rubare a norma di legge i soldi ai cittadini. Quale certezza offre il Movimento 5 Stelle? Quella di eliminare in futuro il finanziamento pubblico ai partiti, avendo dimostrato già alla prima legislatura in Parlamento di aver rinunciato a 42 milioni di rimborsi elettorali. Questa è la certezza che avranno i cittadini con un governo a 5 Stelle. Grazie, è scritto a parlare a titolo personale il deputato Cecconi, prego. Grazie Presidente. Ma la questione è molto semplice. Noi stiamo semplicemente dando la possibilità di tornare indietro sui vostri passi, almeno fare una figura meno indecente nei confronti dei cittadini. Perché qui si tratta proprio di allungare le mani, entrare nelle loro tasche, spregiando qualsiasi regola e qualsiasi norma che i cittadini sono costretti a dover rispettare. Poi, se i cittadini vi guardano e ai loro occhi sembrate dei ladri, non potete assolutamente dirgli niente, perché è questo che state sembrando in questo momento. Entrate di nascosto nelle loro tasche senza che nessuno possa controllarvi e non volete che nessuno vi controlli. Chi ci dice che i rendiconti di tutti i partiti depositati negli ultimi 2 anni siano fatti a regola d'arte, siano corretti? Chi ci dice che le pezze d'appoggio presentate siano corrispondenti? Io la Grazie. fiducia in voi non ce l'ho Grazie, e credo che anche i onorevole. cittadini italiani, da questo punto di vista, non possono che Grazie. darmi ragione. Grazie. Metto in votazione l'emendamento 1.2 Nuti, parere contrario Commissione Governo, è aperta la votazione. Adornato, Gregori, Ragosta Carloni, ancora Carloni, Grillo, ci siamo? Mi pare di sì. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.54 Cecconi. Lo metto in